Vangelo di oggi ci presenta un brano molto articolato, che è l'episodio del dialogo di Gesù con la Samaritana al pozzo. Questo dialogo di Gesù con la Samaritana è un dialogo che in qualche modo qualcuno ha paragonato, penso a Gesualdo Nosengo che ha usato proprio questa immagine, a una sorta di interrogazione, di dialogo strutturato che assomiglia al tipo di lavoro che ogni insegnante dovrebbe fare. Nella prima parte del dialogo Gesù entra in contatto con questa donna samaritana che come lui nelle ore calde è andata al pozzo per attingere acqua e chiede di essere dissetato. Entrato in dialogo, entrato in contatto, entrato in confidenza, ecco che allora Gesù comincia ad andare più a fondo e in qualche misura comincia a parlare per immagini, parla di un'altra acqua, di un'acqua che disseta per sempre. Ecco che allora, captato l'interesse della donna samaritana, a quel punto Gesù cerca di lanciare il suo messaggio, ma prima di far questo si guadagna la sua autorevolezza formativa. Va a chiamare tuo marito. No, non ho marito. No, certo che no. Quello che hai in questo momento non è tuo marito e svela alla donna il suo vissuto un po' più nascosto. Facendo questo, Gesù in qualche modo si legittima come interlocutore autorevole. Ecco che in fondo, dopodiché, arriva il messaggio vero e proprio. In fondo ogni educatore, ogni insegnante è chiamato a fare questo, entrare in contatto, rendere questo contatto sempre più profondo. Quando il rapporto è significativo e profondo, guadagnare quell'autorevolezza che serve e poi, in quel momento, lanciare il messaggio di ciò che è importante, di ciò che conta, di ciò che potrebbe cambiare la vita delle altre persone.